L'uomo, che ha scontato la pena nel 2010, è stato indagato dal procuratore Ivrea per violenza sessuale e maltrattamenti della sua ex moglie, da cui si è separato. Secondo le accuse, gli episodi si sarebbero verificati prima del 2022, in particolare al momento delle restrizioni Covid. Lorenzo Repetti, avvocato Favaro, parla accuse infondate e strumentali in vista una causa separazione civile e un conflitto tra i coniugi, che stanno discutendo la custodia della loro figlia più giovane. Giulia Tramontano, i più famosi degli anni 2000. L'informazione procedura alle fonti investigative citate cipresse, il caso iniziato da alcuni rapporti pubblici e non dalle dichiarazioni della ex moglie donna stata ascoltata solo in un secondo momento. L'apertura del procedimento, cui Favaro era a conoscenza di pochi giorni fa, risale agli ultimi mesi e disconnessa quella per la separazione conflittuale e custodia della bambina. Oltre a quelli relativi alla sua ex moglie, accusato episodi in cui figlia minore avrebbe assistito alla violenza. Avvicinamento divieto. Procuratore Lodovico Bosso, guidato dal procuratore capo Gabriella Viglione, ha chiesto misura del divieto di avvicinamento per Favaro, tuttavia respinto dal GIP dato la coppia si è separata, per il magistrato non c'è più l'attualità di pericolo. È stato fatto un ricorso sulla decisione, ora palla passa al Turin Review Court, che dovrà valutare il possibile rischio l'ex moglie sta correndo. Secondo ciò che traspare dalla procura, i fatti i quali la procura ha richiesto il divieto di avvicinarsi gravi e importanti. In sostanza, è una misura nata con il codice rosso e applicata per quei casi in cui non vi sono motivi richiedere una misura precauzionale in prigione, ma c'è ancora dubbi ben fondati sulla sicurezza della vittima. Dobbiamo sempre valutare l'intera situazione, anche il passato, in tutti i casi di questo tipo, ha specificato il procuratore capo Gabriella Viglione. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, che ha anticipato notizia, Favaro avrebbe abusato e maltrattato sua ex moglie con minacce di morte, battute, abusi fisici e psicologici. Il giornale cita alcune frasi che Favaro avrebbe affrontato: donna, ti strofinerò con acido, ti mando una sedia a rotelle. Oltre questo procedimento penale, è in attesa di un procedimento civile per separazione conflittuale tra i due ex pot per custodia della figlia minore. Accuse infondate e strumentali. Contattato dalla Presse, l'avvocato Repetti, che ha difeso Favaro anche dopo il crimine ligure Novi, parla accuse infondate e strumentali vista una causa civile per la separazione giudiziaria, sospeso per anno a un anno al Corte Ivrea, nel contesto conflitto tra i coniugi cui viene discussa la custodia della figlia minore. Nel contesto del caso, è stato discusso chi dovrebbe essere il genitore affidatario. Prima il bambino è stato affidato al padre, poi alla madre. Il Novi Ligure. 22 anni sono passati dal crimine di Novi Ligure. Il 21 febbraio 2001, coppia in PEG.